Dunque, raccontaci tutta la storia dall'inizio con tutti gli alti e bassi. Allora, ho conosciuto BJ su Instagram nel 2014. Poco dopo ci siamo scambiati i numeri e ci siamo sentiti al telefono e via messaggio. Flirtavamo di continuo, ma io frequentavo altri uomini. Ogni volta che rompevo con un uomo, tornavo sempre a parlare con BJ. BJ e io siamo tornati in contatto e ci siamo riscambiati i numeri perché mi aveva detto che nel frattempo lo aveva cambiato. Più o meno in quel periodo ero a una festa e all'improvviso c'è stato uno scontro a fuoco e io sono stata colpita da vari proiettili, uno nello stomaco, l'altro nella spalla e uno nella clavicola. Oh mamma mia! Era a 5 centimetri dall'arteria principale del collo e a 5 centimetri dal cuore. È orribile. Non posso nemmeno immaginare come ci si possa sentire. Quando è successo? Tra un paio di giorni saranno 2 anni. È stata dura e ci è voluto molto tempo. Ma BJ c'è sempre stato per me. Rispondeva alle mie telefonate, sia che fossero le 4 della mattina o le 4 del pomeriggio. Mi ha tenuta a galla mentre attraversavo questa esperienza traumatica, perché non avevo nessun altro con cui parlare. Quando sono stata meglio, avevamo intenzione di incontrarci, quindi ho deciso di andare da lui. Ma quando sono arrivata, ha smesso di rispondere al telefono. Non eri incazzata? Io ero arrabbiata, ma anche preoccupata. Sì. Sono arrivata e l'idea era che sarei stata a casa sua e via dicendo. Ho pensato che gli fosse successo qualcosa. Sono tornata a casa, l'ho contattato e mi ha detto che era stato chiamato a Las Vegas per lavoro. Perché non ti ha scritto? Esatto. Ero furiosa, ma in realtà ho anche pensato sarà stata una qualche emergenza, non ci ha pensato. Io non lo farei mai, non sono fatta così. Ma ormai è successo. Ok. La seconda volta che ho provato a incontrarlo era ad Atlanta e io stavo andando proprio lì. Avevo già il volo, quindi ho pensato perfetto. Quando sono arrivata ad Atlanta, lui è scomparso completamente. E che scusa ha usato quella era volta? Era preso. Non aveva nessuna scusa. Scusa, ero impegnato? Aveva da fare. Io sarei andata fuori di testa. Ma poi, quando ho provato a videochiamarlo, mi ha detto che la sua videocamera non funzionava. Dicono tutti la stessa cavolata. Infatti ho smesso di sentirlo e ho iniziato a uscire con un uomo a Buffalo. Oh, ok, bene. Ma poi è finita ed è come se avesse un radar, o che ne so. Ha ricominciato a scrivermi e a mettere like. Non importa se è chi dice di essere o meno, non ci si comporta così. È proprio così, esattamente. E come ha fatto a riconquistarti? Erano stati 2 anni molto duri e lui è stato presente per me. A questo punto ormai devo conoscerlo. Vediamo quest'uomo. È carino. Vero? È un bel tipo. Sì. Guarda quanti soldi. Non è al verde. Unit Security. Prenota. Guarda, subito la tua squadra. Aspetta, indossa una maglietta con il logo della società. Sembra tutto vero, perché sembrano ad un evento. Sì, sì. Infatti, fanno security. Infatti, sembra tutto vero. Forse viene contattato. Per andare a fare sicurezza, esatto. Sì. Esatto. Non spiega il perché è sparito. No. Ma forse qualcosa di vero c'è. In quello che dici. Se scoprirete che ha mentito sulle cose che gli ho chiesto con chiarezza, figli, o moglie, chiuderò con lui. Daniel, faremo qualche ricerca. Mandaci tutte le info che hai di lui e vedremo cosa riusciamo a trovare, ok? Andrà tutto bene. Buona serata. È stato un piacere conoscerti. Ci vediamo domani. Oh, cavolo. Sinceramente sono indeciso. Da una parte, il mio istinto mi dice che non è lui, ma almeno dal suo Instagram questo tipo sembra piuttosto credibile. Sì, le foto sembrano tutte vere. E allora qual è il problema? Lui ha una famiglia. E conduce una vita segreta flirtando con ragazze, è possibile. O non è davvero innamorato di lei, o sta nascondendo un enorme segreto.